Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca e benvenuti al TG Nord. Apriamo il nostro spazio informativo con questa intervista al presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, rilasciata subito dopo la giunta regionale odierna. Per noi c'era Ilaria Tettamanti, vediamo. Oggi la Regione Lombardia ha fatto uno sforzo enorme per garantire l'eccellenza nella sanità ai cittadini lombardi. Abbiamo deliberato un investimento complessivo di 650 milioni per gli investimenti per il 2013 nelle strutture sanitarie lombarde. E questo nonostante i tagli che ci sono nella legge di stabilità, tagli alla Regione Lombardia per 350 milioni. Riteniamo che la sanità sia un settore in cui dobbiamo investire. Abbiamo trovato queste risorse, un grande e importante sforzo, un grande e importante risultato oggi in Regione Lombardia. Senta, oltre alla legge di stabilità c'è il patto di stabilità, l'ha detto anche lei che va ammorbidito per esempio anche nel caso del protocollo per l'antismog. La Lega in questo weekend ha organizzato anche un'iniziativa, Rompiamo il patto di stabilità. Sì, è un tema all'ordine del giorno. Il patto di stabilità penalizza i comuni lombardi. Pensate che i comuni lombardi sono riusciti a gestire così bene la cosa pubblica da avanzare nelle loro casse 8 miliardi e mezzo che non possono spendere per il patto di stupidità, io lo chiamo così. Se non ci fosse, noi avremmo tante risorse da investire per la crescita economica e purtroppo non le abbiamo, per colpa di questo patto che va quindi cambiato. È giusta la battaglia di chiunque, della Lega e dei comuni, per cancellare il patto. Accanto a questo c'è la questione dei costi standard. Se tutte le regioni adottassero il sistema di costi che c'è in Regione Lombardia si risparmierebbero 30 miliardi e avremmo risolto gran parte del problema della spesa pubblica. Sono contento che il ministro della Salute Lorenzin sia d'accordo e spero che la sua linea prevalga dentro il governo. Avremmo risolto molti problemi.